L'International Five Blocks Fair è giunto all'undicesima edizione. Noi siamo come sempre qui per raccontarvelo dall'Hotel Clorinda di Pestum, una 3 giorni all'insegna dello spettacolo pirotecnico, dei pirotecnici, delle attrezzature, delle novità, a cominciare dalla Piro App, quella che l'ASPI ha introdotto già da questa stagione, un'applicazione per ovviamente tutti coloro che si avvicinano a questo mondo. È questo un meeting delle attrezzature, dei servizi, dei prodotti pirotecnici, un meeting che porta il Made in Italy all'estero, fa sì che il Made in Italy pirotecnico venga conosciuto anche nel mondo appunto estero, in quello che è il mercato internazionale, in quello che è il mercato importante per gli spettacoli pirotecnici. Noi siamo all'Hotel Clorinda di Pestum, non mi dilungo, io vi lascio entrare nell'Hotel Clorinda. Una manifestazione legata alla pirotecnia, voglio ricordare che questa zona comunque è particolarmente legata anche alla tradizione pirotecnica, insomma, vengono fatti tantissimi spettacoli e l'amministrazione, voglio dire, è stata sempre vicina a questa manifestazione, all'International Fireworks Fair, che è un contenitore pirotecnico all'interno del quale poi ci sono anche momenti di approfondimento tematico come quello di oggi. Quindi io non approfitterei tanto della pazienza e del tempo dell'assessore, ti passo subito la parola per un indirizzo di saluto ringraziandolo. Allora, buon pomeriggio a tutti, io ringrazio voi per l'invito fattoci parte all'amministrazione, ringraziamo anche per la vostra presenza ormai da tanti anni, per aver scelto Cavaccio Pessimo come il luogo dove celebrare questo importante convegno tematico. Sì, dicevi bene tu, Cavaccio Pessum offre la possibilità anche per la presenza di tante parrocchie che noi abbiamo sul territorio e visti tanti eventi che si svolgono durante l'estate. Porto i saluti del sindaco Francesco Palumbo, vi saluta con affetto, vi augura un buon lavoro e che un buon soggiorno soprattutto nella nostra città e sicuramente un arrivederci all'anno prossimo. Grazie a tutti e buon lavoro. Io intanto, a nome anche di Giuseppe Parente, a nome dell'ANISP, dell'ASPI, dell'Assogiocattoli, della MIVAS, vedo qui il presidente Braunè seduto in prima fila, vi porgo il benvenuto a questo evento, l'International Fireworks Fair, un evento che è diventato un po' un punto di riferimento ormai per gli operatori del settore, che ogni anno si incontrano qui a Pestum, è una tradizione, è diventata anche questa una tradizione. Oggi si celebrano gli 11 anni, oggi è l'undicesima edizione di questa manifestazione, quindi sono 11 anni che viene organizzato questo evento e la presenza numerosa che ho notato entrando qui oggi pomeriggio e i dati che mi hanno dato anche degli ingressi qui all'area espositiva, numerosa, una presenza veramente numerosa, mi conforta e credo che questa sia una manifestazione che è voluta dalla categoria. Quindi gli operatori si incontrano qui alla fine di una stagione che li ha visti più o meno protagonisti e all'inizio, che siamo ancora a febbraio, di una nuova stagione che speriamo sia per tutti la più proficua possibile. Quindi ci si incontra anche per un semplice saluto, perché Esatto, sì, ma è necessario? No, è necessario con qualche piccolo accorgimento, forse, la mia risposta. Quindi una volta che ho risposto a questo, devo fare un'analisi di impatto. Che succede se io faccio una cosa del A genere? questo punto procediamo con l'avvocato Ferra e quindi con la circolare, iniziamo con la circolare sui trasporti, ultimo. 2021-2017, la stessa Roma Capitale, sindaco, fa di nuovo la stessa ordinanza, con le stesse argomentazioni, con la stessa struttura che era stata dichiaratamente annullata dal TAR. Lo fa in modo furbesco perché lo fa il giorno 29 dicembre, no, il 29, poi la pubblica il 30, se ricordo bene, il 30 era
era sabato, 31 era domenica e il primo era il primo, quindi ci ha praticamente sterilizzato in radice la possibilità di fare un ricorso, perché era impossibile, non avremmo trovato aperte le porte del tribunale amministrativo. E io mi trovo a 30 gennaio che devo ricevere la materiale, mi rivolgerò al fornitore e certo. Quindi il fornitore napoletano nella fattispecie riceve il danno, no? Quindi questa discrepanza è quella che secondo me è anomala proprio. Cioè io non posso, chiaramente se sono cliente di Nobile che sta a Salerno e a Salerno seguono la stessa tempistica di Napoli, io non posso rivolgermi più al mio fornitore abituale, ma devo andare a cogliere. Però questo ragionamento cede rispetto al fatto che nel tempo tutte le prefetture si allineeranno alla prima circolare. La circolare dice a secondo, cioè ha dato chiaramente mandato alle varie prefetture di comportarsi come meglio, quindi è un tempo ritenuto corpo della domanda. Non è sempre stato modificato l'atto di per sé non. Fermo restando che comunque concordo e rafforzo quello che è stato detto dall'avvocato, perché non solo il testo unico ha deciso di scindere le due materie, ma ci sono ben due direttive comunitarie, una diversa dall'altra, ma soprattutto c'è un atto nazionale che recepisce un accordo mondiale a livello di ONU, che è la DR. Quindi non c'è solo l'aspetto che giustamente diceva lei, l'hanno fatto, ma bisogna vedere, abbiamo sempre la possibilità di regolamentare l'Italia in alcune maniere, ma quella regolamentazione così specifica va sicuramente notificata a Bruxelles, perché torno a ripetere, non c'è più il traffico frontaliero, non essendoci più il traffico frontaliero, il francese come porta il materiale in Francia piuttosto che in Austria di portare in Italia, l'Italia può fare un qualche ostacolo alla libera circolazione, ma l'ostacolo che fa la libera circolazione deve essere comunicato, perché il francese lo deve sapere. Tutto qua. Allora, l'ultima cosa, l'alternativa che abbiamo è quella di proporre, e saremo ancora nei termini, anche come associazione di categorie, potremmo fare un'impugnativa al capo dello Stato, che è un ricorso alternativo al ricorso del TAR, e che sarebbe che sono 120 giorni, quindi credo che ci siamo ancora, che scadrebbe a fine marzo, e poi dopo il ricorso negoziare sul piano politico, tipo politico tra virgolette, con il Ministero almeno alcune parti, sì, almeno alcune parti, pendendo il ricorso, perché se non si fa proprio niente il Ministero ce lo va a fare. Cioè io chiedo autorizzazione al trasporto ogni qualvolta occorre, logicamente indico il quantitativo che quello è licenza, no? No, finito, non so quanto hai licenza, 200 kg, bene, allora la prima consegna sono 50, la sera, poi quando finiscono quei 200 kg, la prefettura di Rovigo ha detto mi dovete chiedere un'altra autorizzazione, beh allora non è più ogni qualvolta, cioè come si fa a lavorare così? Io due cose, proprio un due flash, uno per quanto riguarda i trasporti. Purtroppo l'eccessiva presenza e l'eccessiva repressione in genere porta, o quantomeno potrebbe portare, all'abusivismo. Perché il terrorista da cui hanno paura, oppure il ladro, oppure il disonesto, non credo che chieda la licenza di trasporto. E questa circolare qui, non, secondo me, potrebbe aggravare ancora la questione. Quindi, le istituzioni dovrebbero pensare soprattutto a questo fatto, ad evitare di aggravare la repressione nei confronti di chi già vuole essere nel regolo. Una delle associazioni che si stanno battendo per risolvere questi problemi. Adesso io sono pirotecnico, vedo che ci sono tanti pirotecnici, a me ha fatto molto piacere capire che ci sono delle soluzioni, si possono trovare delle soluzioni. Non solo di essere attrezzati, è una questione che mette in condizione gli operatori di non lavorare, è diverso. Fare clandestino. Vabbè, ma io il clandestino non lo voglio fare il clandestino. Io piuttosto voglio temperare alla circolare, sempre che lo debba fare, ma nei termini in cui io la posso fare e ottemperare, cioè nel momento in cui io ho la certezza di quello che sto per andare a dichiarare. E qua adesso richiamo l'attenzione e gli interventi dell'ingegnere Correggia, dell'ingegnere Cinardi, della dottoressa Moscato,
e di Peter, oltre che di tutti quanti, chiaramente, ma loro come più attenti osservatori, perché ne masticano come professione, è la marcatura CE. Marcatura CE, come dicevo prima oggi pomeriggio nell'introduzione, dal 4 luglio dell'anno scorso ci sta l'obbligo per tutti i prodotti che vengono immessi sul mercato di avere la marcatura CE. Il produttore, l'importatore, il distributore, il ruolo di questi attori e le responsabilità che hanno questi attori. Quindi io passo la parola a Peter Latz del TÜV. Grazie. Mi scusate in anticipo, ma non sono italiano e non parlo così bene, ma cerco di fornire. C'è qualche italiano in televisione che parla peggio, Peter, lo dico. Ma cerco di fornirvi con un breve riassuntivo sui obblighi e regole della marcatura e valutazione CE. In Ungheria abbiamo notificazione per certificare fuochi d'artifici secondo la direttiva 2013/29. Siamo in grado di certificare fuochi artificiali F2, F1, F3, F4, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici. Siamo in grado di fornire articoli pirotecnici per veicoli come pretensionature della cintura di sicurezza e anche di moduli di airbag. Anche ci sono altri prodotti che possiamo certificare, per esempio strumenti di accensione, per esempio miccia, spolette. Anche ci sono altre aree che possiamo certificare, per esempio fertilizzanti e esplodenti per uso civile. Siamo in grado anche per classificare prodotti per ADR, possiamo rilasciare rapporto ADR in base alla lista di default e dopo possiamo inoltrarla ad un'autorità che può autenticare i classi secondo ADR. Si dice che si ha immissione sul mercato quando il bene indisponibile dell'azienda diventa bene disponibile dell'azienda stessa, vale a dire io ho il midrato, ho alluminio, ho polvere nera, ho polvere di lancio, questi sono beni indisponibili perché di per sé non fanno un cacchio e quindi li tengo nel mio magazzino. Dopodiché mi viene l'idea, me la faccio progettare, prendo questi beni indisponibili, li metto in una molazza e li comincio a miscelare. In quel momento il bene indisponibile sta diventando un bene disponibile, per cui nel momento in cui da questa molazza io lo clippo o lo spago e lo faccio asciugare, nel momento in cui lo trasporto dal mio locale di fabbricazione al mio deposito, in quel momento ho l'immissione sul mercato. Questa era la fase di immissione. Dopodiché sul deposito mio di fabbrica qualcuno dice: oh, mi vendi 50 sfere cinardi, 50 sfere da 50 cinardi. In quel momento c'è la messa a disposizione del prodotto che è stato immesso sul mercato. Ormai ci siamo detti tutto, mi sembra che siamo stati abbastanza chiari rispetto a quella che sarà la strada che percorreremo come associazione di categorie. È ovvio che se qualche suggerimento vi verrà da qui a qualche giorno, noi siamo, sapete dove rintracciarci, voglio dire, per cui una mail, una telefonata, e noi saremo ben lieti di valutare tutti i suggerimenti. Ringrazio anche voi per quello che andate a fare per voi stessi, questo è giusto, così bisognerebbe concludere un tipo di intervento del genere, per il contributo che andate a dare per la riuscita di questo, dell'incontro di oggi.
che va a favore non di Viviano, non di Parente, non dell'Aris, non dell'ASP, non della MIVA, solo della Sociopatria e della Biotecnia intera. Grazie.